Alla guida della nuova Renault Clio, una vettura dotata di il nuovo propulsore 1000 turbo da 90 cavalli. Verrà commercializzata nel 2013 con prezzi a partire da 15.850 euro. Andiamo a provarla. Segmento B, sempre più agguerrito e competitivo, la Renault risponde alle concorrenti introducendo la Clio di quarta generazione, uno stile inedito decisamente high-tech ed un'arma in più, il motore 3 cilindri che gli ingegneri hanno dotato di un turbocompressore che lascia davvero basiti. L'auto provata è silenziosa, l'allungo è buono e spinge bene. La nuova Clio è stabile e agile tra le curve, grazie anche alla riduzione del peso, infatti ha perso ben circa 100 kg rispetto al modello precedente. La Clio di quarta generazione convince al primo sguardo, più lunga rispetto al passato, più larga nelle carreggiate e leggermente ribassata, con un parabrezza più inclinato ed uno studio teso a ridurre la luce dei passaruota. Le modifiche volute dal centro stile sono capitanate dai nuovi grandi gruppi ottici, con luci diurne a LED e il frontale con il grande logo della lusanga nel mezzo. La fiancata è muscolosa, con maniglie posteriori annegate nei montanti ed una linea più futuristica rispetto a prima. Il passo avanti è evidente, a dimostrarlo anche l'evoluzione del sistema di infotainment all'interno della vettura. Tutto ruota intorno allo schermo da 7 pollici che ospita lo Smart Nav, dove si trova il navigatore, il sistema Bluetooth, la radio e la presa USB. E dove in futuro verrà posto anche l'R-Link, un sistema che consentirà il collegamento ad internet, la lettura vocale delle email e che aiuterà i guidatori ad adottare uno stile di guida più ecologico. Già, perché per risparmiare carburante, la piccola Sport adotta all'occorrenza l'Eco Mode. Robusto, sicuro e sportivo. Dopo aver ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, diventando il primo fra i veicoli cassonati, il nuovo Ford Ranger vince anche il premio International Pickup Award 2013, un successo all'insegna dell'innovazione di un nuovo stile. A partire dal design, infatti, la forma sembra meno squadrata rispetto al passato, le linee si presentano formose e risultano più aerodinamiche. Il parabrezza appare maggiormente inclinato e il frontale ha uno sbalzo ridotto. Il tutto ad aumentare l'aspetto sfilato del veicolo e a mantenere quel look aggressivo che conosciamo, grazie anche all'immancabile storica griglia a 3 barre come tradizione per i pick-up dell'ovale. Pur vantando una lunghezza di 5,35 m ed una larghezza di 1,80 m, Ford Ranger è facilmente governabile sulle strade urbane, grazie al sistema di sterzata assistita che permette una buona agilità nelle manovre. Nell'off-road, invece, il selettore posizionato sulla console centrale consente facilmente al conducente di passare dalle 2 alle 4 ruote motrici. Due i turbo diesel disponibili, 2 litri e 2, 4 cilindri da 125 a 150 cavalli e il 3 e 2, 5 cilindri da 200 cavalli. Gli interni sono degni di una premium. Nella versione full optional prevedono sedili in pelle, cambio automatico, navigatore, telecamera posteriore, climatizzatore ed autoradio. Certo, ora pensare a un pick-up non viene in mente solo un autocarro professionale. Questa volta la casa americana sembra ce l'abbia messa davvero tutta per scardinarlo dall'ambiente lavorativo, rendendolo un veicolo a tutti gli effetti per gli sportivi, gli amanti dell'avventura e del fuoristrada. Audi A3
3 Sportback, ovvero una Avant in formato ridotto. Sembrerebbe l'uovo di Colombo e forse lo è, compatta ma con tanto più spazio a bordo rispetto ad una normale 5 porte di segmento C. Insomma, qualcosa di simile ad una Golf, tanto per rimanere in famiglia, ma con la classe e lo charme di un Audi. Passo allungato, carreggiate più larghe e peso ridotto fino a 90 kg rispetto a prima, per consumare un po' meno e diventare ancora più performante nella guida. Se poi non basta, ci pensa l'elettronica a dare una mano, con l'Audi Drive Select, con il quale possiamo modificare la servoassistenza e il setup di acceleratore, ammortizzatori e cambio automatico. Rispetto alla sorella tre porte, i benefici a livello di abitabilità posteriore si avvertono eccome. Le due porte in più facilitano non poco l'accesso a bordo. Il vano bagagli invece ha la stessa capacità di carico della coupé. Dentro spicca la consueta cura nei dettagli e il largo uso di materiali morbidi e piacevoli al tatto, che incastonano anche la nuova radio con lo schermo a scomparsa. Le motorizzazioni disponibili per ora sono 4, 2 diesel 1.6 e 2.000 e 2 benzina 1.4 e 1.8. Più avanti arriveranno la versione 1.4 TSI e la variante a metano, mentre nel 2014 è attesa l'ibrida plug-in, le cui batterie si possono ricaricare dalla rete elettrica di casa. Sempre più famiglie con meno soldi? Una nuova soluzione di acquisto intelligente sembra essere l'ultima di Dacia. 4,50 m per 7 posti veri, ecco i punti di forza della Logi. Una vettura che conti alla mano, grazie al turbo diesel di origine Renault, offre buone prestazioni e consumi bassi, con un prezzo che le concorrenti finora proprio non si sono potute permettere. Ampia visibilità, plancia pulita, pratica da guidare. Il propulsore 1500 DCI, 4 cilindri da 110 cavalli, spinge bene sin dai regimi più bassi. Certamente lo stile non è il suo forte, ma la nuova di segmento C si gioca tutto sull'interno. L'abitacolo è convertibile dal design moderno e funzionale, grazie ad uno spazio generoso e modulabile. Se fino a qualche anno fa il marchio low cost non aveva ricevuto tante attenzioni, da qualche tempo sembra sia tornato più agguerrito che mai con prodotti ad hoc. Una scelta astuta per un mercato fatto di scelte radicali, un'auto che nasce e cresce per far fronte alle esigenze di molti e che dalla capienza alle versioni al listino effettivamente sembra voler arrivare davvero nei garage del grande pubblico. Si parte dalla versione basic, a dir poco minimalista, pensata per una clientela che sceglie comfort e sicurezza senza surplus di nuova generazione. 9.900 euro bastano per portarsi via una 1.6 a benzina da 85 cavalli. La qualità percepita sale notevolmente con l'allestimento intermedio, per arrivare infine all'allestimento superiore, ricco ma non troppo, anche perché il listino, come tradizione di casa vuole, è più che abbordabile. Il top di gamma arriva a 15.350 euro. Non stupisce tanto la tendenza cheap del brand questa volta, quanto il nuovo passo avanti della casa, il rapporto qualità-prezzo che migliora. We'll be right back.
bisogno di essere troppo smaliziati per capire che la Leon è in sintesi una Golf leggermente più economica. In fondo la piattaforma del gruppo Volkswagen è la stessa e in tempi di magra, si sa, un'alternativa a buon mercato è una buona alternativa. Certo, i golfisti più agguerriti difficilmente cambieranno sponda, ma quelli indecisi potrebbero essere facilmente invogliati. La Golf è basata su questa piattaforma così come l'Audi A3, quindi questo è importantissimo per le sinergie e le economie di scala. Chiaramente poi sono tre interpretazioni completamente diverse che si rivolgono a tre tipi di clientela completamente diversa, con dei prezzi anche completamente diversi. Rispetto alla versione precedente, decisamente più muscolosa e dalla forte personalità, la Leon di terza generazione si addolcisce nelle forme per raggiungere una clientela più vasta. In Italia dovrà competere con Giulietta, Focus, Megane, Astra e 308 e per distinguersi propone fari integrali a LED, l'unica della classe ad offrirli, un peso ridotto di 90 kg grazie anche al telaio creato con acciaio ad alta resistenza ed un'ampia gamma di motorizzazioni, 5 benzina e 4 diesel. Mentre tra i sistemi di assistenza alla guida troviamo il rilevatore di stanchezza, il parcheggio ottico e il freno per il tamponamento a catena in caso di incidente. Oggi il marchio spagnolo propone la versione 5 porte, ma nel 2013 arriveranno anche la 3 porte coupé e la station wagon. In Italia dal 99 ad oggi ne sono state vendute 55.000 e considerato il periodo storico difficilmente farà un boom di vendite, ma in casa Seat c'è ottimismo. L'anno in cui noi abbiamo venduto più Leon nella storia di Leon è stato il 2006, quando se ne sono vendute 8.000. Ora chiaramente il mercato del 2006 come dimensioni non è il mercato del 2013, però credo che dal punto di vista della quota di mercato, quindi la penetrazione che viene fatta sul mercato, dovremmo fare certamente meglio di quello che facemmo nel 2006, perché comunque questa automobile è un'automobile più bella, e più performante e più potente. Moderna, muscolosa, forte nella linea e maschia nel look. Insomma, un mix di forme ben studiate a richiamare uno stile nuovo e tutt'altro che retro, che segna un cambiamento epocale per Opel. La Adam si presenta proprio come una rivoluzione e probabilmente l'obiettivo era proprio questo, dare una nuova identità al marchio ed offrire molto di più in termini di qualità, contenuti e glamour, andando perché no a caccia delle altre piccole lussuose tedesche, come Mini e Audi A1, ma a prezzi da utilitaria. La Adam si distingue da una utilitaria segmento A da alcuni dettagli estetici come il tetto che sembra sospeso rispetto alla carrozzeria, offrendo un'elegante colorazione bicolore, ormai un classico per vetture dalla forte personalizzazione. Di classe è mutuato dall'Astra GTC il movimento sulla fiancata che segue la linea fino alla maniglia. Spalle molto larghe e nervature laterali ben marcate, con le immancabili luci a LED che fanno da cornice. Insomma, la Adam offre materiale per competere con le piccole di charme del mercato. Svariate combinazioni di colori disponibili, compresi tettini, cerchi ruota e chiavi personalizzate secondo la tinta scelta. Lunga 3,77 m, la Adam è ovviamente adatta alla città e l'ampia possibilità di personalizzazione ne fa una vettura adatta ad un pubblico giovane e meno giovane. Inevitabile tra i gadget l'implementazione del sistema audio-video di bordo con lo smartphone per navigare in auto direttamente dallo schermo di 7 pollici. Due i motori previsti, un 1200 da 70 cavalli e un 1400 da 100 e più avanti arriverà anche la GPL. E con la piccola di casa Opel, MotorCube vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre con il meglio del mondo dei motori.